gioia? Al solito, mai niente, mai nessuno. È da 15 giorni che ce ne stiamo isolati in questa bicocca ad aspettare. Ed ecco il bel risultato. E figliola mia, paparetta, bisogna avere un po'. Il giro del mondo, Campacavallo. Non parlavi mica così quando hai tirato fuori la tua idea. Là al castello, davanti ai miei genitori. Altezza, principessa, lasciate fare a me. Porterò la principessa Carina nel bosco. Spargerò la voce che un incantesimo l'ha colpita. Siamo! Stavolta lo riconosco dallo splendore degli abiti. Sì, è lui! È un principe! Presto, madrina, presto, non farselo scappare! Sei tutta brava! Distenditi e finisci di dormire. Non aprire gli occhi, non battere ciglia, non muovere un dito, lascia fare. Contenta, cara madrina, di come il vostro incantesimo ha funzionato? Non sono contenta per niente. Ormai le favole fanno tutte al rovescio. C'era una volta un povero lupacchiotto che portava la cena in un panotto, che portava la nonna la cena in un fagotto. Dove? In un fagotto. Il bosco fosco, in mezzo al bosco, il cappone terribile, cappuccetto rosso, armato di trombone come il brigante Gasparone, come il brigante Gasparone, armato di trombone. Ma che c'è?
Christian. Bella. Chiara. Io Maria Gina. Maria Gina non era in questa favola, ma fa parte delle favole che sono state rappresentate su questo palco insieme alla nostra assistente Elena, che le musiche, Giovanni, che credo sia in giro, Marco. Biagio. Martina. Va bene, vi ringraziamo, continuiamo la serata. Credo che adesso, non so, ci sia il presentatore ufficiale. Continuiamo la serata, credo ci siano anche delle premiazioni questa sera, ci saranno, verranno premiati gli allievi e i bambini che hanno partecipato alla web serie Per Aspera, che sta avendo parecchio successo, che è stata proiettata, non vedo bene, scusate, mi metto un po' più in qua, è stata proiettata al Donna Fugata Film Festival sullo schermo gigante. Questa sera verranno, dicevo, premiati i bambini e gli allievi dell'Istituto Filippo Traina che hanno collaborato alla realizzazione di questa webserie gestita dal regista vittoriese Andrea Traina, credo più tardi verrà intervistato, e invitiamo il pubblico, a per chi non l'avesse vista, a partecipare lunedì giorno 31 a Comiso alla Pinacoteca alle ore 21, verrà proiettata sul grande schermo, quindi avremo il piacere di rivedere questa serie, ripeto, che sta avendo un grande successo. È stata interamente girata fra Vittoria e Comiso, in delle location molto belle. Quindi invito il pubblico, ripeto, per chi non l'avesse visto, a venire a Comiso. L'ingresso è gratuito, ovviamente per le ristrettezze Covid ci sarà un numero limitato di persone. Grazie, continuiamo la serata. Non so chi verrà dopo di me. Qualcuno ci aiuta a togliere il tronco? Grazie. Ogliti, buonasera, ciao! Buonasera. Fatemi sentire un bel applauso, bello scrosciante. Forza, bello forte. Ciao, benvenuti in questa serata, in questa location magica. È veramente un posto speciale, è la prima volta. Nonostante io sia stato a Scogliti più volte a presentare, però è la prima volta che entro proprio qui al Camarina e sono contento di avere due rappresentanti del Camarina Beach Sport, ovvero Crizia e Nadia, per le quali vi chiedo un applauso, grazie mille. Loro mi accompagneranno, si alterneranno anche assieme a un'altra ragazza, mi accompagneranno qualora io dovessi dire delle parpagnate. Voi guardatemi male, ok? Guardatemi male, cioè, non so. Ok, benvenuti in questa serata che sarà ricchissima di eventi, ci saranno un sacco di momenti di spettacolo a riguardo. Io sono in questo momento, anche se il mio lavoro non mi permette di esternarlo, ma sono pervaso veramente da mille emozioni, perché insomma questa serata è fortemente voluta dalla La Sansone 20 di Angela e Lorenzo Salerno. Grande applauso. Oh, benissimo. Lorenzo era una persona dalle mille potenzialità, era uno che in concomitanza riusciva a organizzare mille cose, faceva mille cose tutte insieme alla moglie Angela, e mi ha sempre inculcato un grande spirito di consapevolezza di fare questo mestiere. Mi ha sempre detto: guarda Ernesto, questo sarà il tuo futuro, fallo sempre, per ciò che riguarda noi tu sarai sempre della nostra famiglia. Ecco, questa sera ci saranno qui tutti coloro i quali in qualche modo hanno fatto parte e fanno parte della famiglia di La Sansone Eventi. Grande applauso, viva Angela e viva Lorenzo Salerno. Molto bene,
ovviamente per me non è semplice affrontare questa serata, perché ero e sono tuttora legato a Lorenzo, e quindi cercherò di fare del mio meglio. Sapete, la prima regola dello spettacolo, la conosciamo tutti, è show must go on. Lo spettacolo deve andare avanti, e Lorenzo era proprio quello che avrebbe voluto. Lo spettacolo deve andare avanti e la moglie continuerà a fare questo mestiere proprio per Lorenzo. Altro applauso, eccoci là. Molto bene, a proposito di famiglia, ci saranno anche degli sponsor che in passato hanno fatto parte del gruppo di La Sansone Eventi e ancora una volta non si sono tirati indietro per questo evento, sicché vi chiedo naturalmente anche degli applausi continuativi per gli sponsor che accompagneranno questa serata, che oltre alla Sansone Eventi ci sarà Victoria Outlet, a Vittoria zona Fontana della Pace, grande applauso! E ancora Fashion Baby di Angela Cannizzo in via Matteotti 294, applauso. Prima donna è Primigi, grande applauso per i nostri sponsor, grazie. Ragazzi, volete venire con me? Facciamo una cosa, perché sapete, vi spieghiamo un piccolo, insomma, segreto di chi fa spettacolo. Insomma, le luci non permettono molto spesso di vedere chi abbiamo di fronte. Vedete, c'è buio completamente. Ora venite con me un attimo, facciamo, con voi fate la passerella, ve lo potete permettere, prego, grande. Oh, molto bene, brave ragazze, complimenti, beate a voi, siete belle e giovani, io sono brutto e vecchio. Oh, da qua vi possiamo vedere meglio, quindi di conseguenza riusciamo a capire chi fa gli applausi e chi no, ok? Cara Cristian, mettiti là, mettiti da quella parte, caranello da questa parte, io mi metterò al centro. Buonasera ragazzi, buon lavoro anche a voi, da qui riesco a vedervi tutti quanti, buonasera ai DJ, salve ragazzi. Molto bene, adesso controlleremo che predisposizione avete a fare gli applausi, va bene? Partiamo da questa parte, accompagnati dall'applauso della nostra Crizia, applauso di qua, vai, tutti, bello forte, oh, che bello. Grazie. Volete vedere che da questa parte che ci sono io, nessuno fa l'applauso? Siete state sfondate. Abbiamo tre applausi da questa parte. Uno, due, tre, via! Bello forte! Grazie! Vai, Nadia! Forza! Vai! Uno, due, tre, via! E adesso tutti assieme, grande applauso! Dai che le ragazze sono emozionate! Dai, bello forte, bello forte, bello forte! Questo è il sedicesimo anno di attività del Camerino Beach Sport. Naturalmente ringraziamo in qualche modo ringraziamo con grande veemenza e importanza il padrone di casa, però Alessandro Barone, grande applauso, ragazzi, andiamo, ritorniamo, abbraccetto, che bello, oggi mi sento importante, con due vallette d'eccezione, guarda, mi faccio anche piccolo, oh che bello, grazie. Cominciamo ufficialmente con lo spettacolo, è il momento della prima uscita ufficiale di tutti, insomma, i modelli e le modelle che si alterneranno nel corso della serata di La Sansone Eventi, e cominciamo proprio con gli abiti sportivi di Victoria Outlet. Ad accompagnare la prima parte della serata ci sarà una sorpresa, ovvero una giovane cantante emergente, è appena uscito il suo nuovo singolo, si chiama Sogno d'Estate, lei si chiama Cristina Gangi e canterà la canzone proprio mentre le ragazze sfilare, una canzone molto reggaeton, sai? Quello che si fa il tuo, io non lo faccio perché altrimenti si strappano i pantaloni che mi stanno già abbastanza strettolini. Va bene, cominciamo, grande applauso per Victoria Outlet. Andiamo ragazzi, andiamo, braccetto. Sento il cuore piangermi addosso, il rumore del mare, l'estate scorsa, il ricordo al mare.
Grazie. Touch, you so enamored.
Settembre, perché sulla merce estiva e quella invernale soprattutto potrete trovare dei prezzi con particolari scontistiche solo per il mese di settembre, sicché andate a trovare Victoria Outlet presso zona Fontana della Pace. Ma c'è un'altra ragazza qui, ciao, come ti chiami? Giada. Ciao Giada, ma che bello, ma neanche negli eventi quelli internazionali ho avuto la possibilità di avere con tanta bellezza al mio cospetto. Grazie, grazie ad Alessandro, grazie ragazzi, grazie mille. Oh, volevo chiamare qui sul palco, prima di passare al prossimo step e cedere il testimone a uno strepitoso collega, volevo chiamare qui la ragazza che ha, insomma, cantato prima durante l'inizio del defile, ovvero Cristina Gangi, grande applauso! Grazie. Ciao Cristina. Ragazzi, posso chiedere di aumentare un po' i volumi perché sentiamo la musica delle giostre e ci confonde un po'. Molto bene. Cristina, altra piazza, insomma, stai girando la Sicilia non solo per promuovere questo nuovo singolo, Sogno d'estate, che sentiamo anche in sottofondo, ti sta portando grande fortuna. Sì, sì, devo dire di sì. Molto bene. Sì. Ragazze, sapete come è stata scritta questa canzone e in che periodo? Durante il lockdown, perché ci sono le mogli che preparano i tiramisù, ci sono le ragazze che facevano i video tutorial su YouTube, su make up, eccetera, eccetera, ma c'è invece chi nella vita fa la count autrice, scrive le canzoni, tac e via. È ciò che ha fatto la nostra Cristina. Ma qual è stato, insomma, quel quid che ti ha
che ti ha fatto scrivere sto pezzo? La voglia dell'estate. La voglia dell'estate, sì, quindi... bene. Ma qui siamo in un posto che è rappresenta proprio l'estate. È perfetto. È un posto meraviglioso, il lungomare di Scoglitti, la sabbia, il mare, non manca niente. No, esatto. Mancava solo la tua canzone e questa sera abbiamo avuto anche Sogno d'estate di Cristina Gangi. Grazie. Grazie a te Cristina, ovviamente... Facciamo un po' di promozione al singolo. Dove possiamo trovare e ascoltare la tua canzone? Su tutti i digital store. Frattempo io tu elco, vai. iTunes, Spotify, Google Play, insomma, i maggiori. E vi invito anche a collegarvi e andare a visitare il profilo Bevo. Sì. Di Cristina. Dici, ma no, ma è una cosa falsa. No, è Bevo, è proprio Bevo. Esatto, è Bevo. È una cosa proprio Beva. Sì. C'è il profilo Bevo di Cristina Gangi, andate a visitarlo perché insomma sosteniamo la buona musica emergente, soprattutto se siciliana. Cristina Gangi, grazie. Grazie, grazie. Ciao Cri, ciao, ciao. Ernesto, bocca al lupo, grazie, eh. Grazie. Sogno d'estate. Esatto. Anche di autunno però. Lo sempre, faremo. Sempre. Molto bene, cari ragazzi, adesso è arrivato il primo dei momenti dedicati al, insomma, al Camarina. Siamo qui a casa vostra, quindi ci mancherebbe. Io volevo invitare qui sul palco uno strepitoso e bravissimo collega che si chiama Peppe Raffa. Applauso, applauso, applauso. Ciao Peppe. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per l'aggettivo, troppo buono. No, ma ci mancherebbe. Grazie. Assolutamente dovuto, perché grazie. Sei un uomo di spettacolo a tutti gli effetti. Insomma, grazie. Grande esperienza, quindi grazie. Tanto rispetto, insomma. Grazie, grazie, troppo, troppo gentile. Ti lasciamo immediatamente grazie. Il palcoscenico. Beh. Peppe Raffa, per allora, voi. Ciao, bene, a dopo. Grazie. Grazie. Allora, prima di chiamare le persone che adesso chiamerò, dobbiamo parlare del final day di domani. Come sapete, il Camarina Beach Sport ogni anno organizza qui sulla spiaggia della Lanterna, prima ancora dall'altra parte, nella spiaggia di Cammarana, una kermesse eccezionale, questa che appunto sta per volgere al termine. E domani ci sarà spazio per tutte le finali delle varie attività sportive. C'è ovviamente beach soccer, che è la disciplina regina di queste attività sportive, ma ci sono anche gli altri sport, c'è il basket, c'è il beach volley e una serie di attività davvero assai succulente. Quindi l'appuntamento è domani per tutto il pomeriggio e per tutta la serata con la ciliegina sulla torta che è rappresentata dalla finale relativamente il 4x4, cioè il calcetto, se lo vogliamo chiamare così, ma soprattutto il beach soccer, cioè il calcio sulla sabbia. Bene, adesso io inviterei Valeria Busacca della Lei Gym a venire qui sul palco per la consegna di un attestato. Buonasera Valeria, come stai? Bene, grazie. Benissimo, allora mi pare che le attività sono andate abbastanza bene, anzi bene. Sì, sì, benissimo, abbiamo fatto l'attività Zumba, la voglia di ballare si è vista nella gente. Ho visto tanta gente che ha imparato a ballare a Gerusalemme, no? Sì, e considera che il mio socio è un senegalese, quindi meglio di lui chi la poteva fare. Anche perché mi pare che questa canzone, tra l'altro, viene cantata con un dialetto del Sudafrica, quindi insomma siamo lì, per modo di dire. Sì, va bene. Allora, l'attestato lo diamo a Valeria. Ecco qua, vabbè, lo prendo io. E dopo tutti quei complimenti che mi ha fatto Ernesto Trapanese, voglio dire, almeno faccio qualcosa. Allora, questo è tuo e anche questo. Bene, grazie. Bene, e puoi tranquillamente accomodarti. Adesso chiamerei sul palco il vicepresi dell'Istituto Comprensivo Traina, cioè il professore Longombardo, e il regista Andrea Traina. Ovviamente... mettetevi lì da quella parte, ovviamente c'è una ragione perché loro due sono qua, la ragione la vedrete adesso, circa un minuto e 50 di trailer, di doppio addirittura, di un'opera, una web fiction che si intitola Per Aspera. Vediamoci il trailer. Quando ero piccola
fondi scavati sotto la città ho trovato ben altro. Di questa web serie che si chiama Per Aspera, cioè Andrea Traina, e il vicepresidente dell'Istituto Comprensivo Traina, il professore Giovanni Longombardo. Beh, allora cominciamo con te, Andrea. Intanto, cos'è una web serie? Una web serie è un prodotto seriale destinato sostanzialmente, primariamente al web, e quindi episodi brevi da 7, 8, 10 minuti massimo, nel nostro caso sono circa 7-8 minuti ciascuno, che hanno come destinazione primaria, come dicevo, il web, anche se poi noi abbiamo già proiettato i 10 episodi messi tutti insieme in un unico film al Donna Fugata Film Festival, e lo rivedremo in replica il 31, cioè lunedì, alla Pinacoteca, nel cortile della Pinacoteca di Comiso. Allora, i pilastri di questa web serie, se ho ben capito, sono intanto le tradizioni locali, le bellezze paesaggistiche, tra l'altro si parla del nostro sistema di grotte, no? Le cosiddette grutti alte che si trovano sopra e sotto la villa comunale, e poi, diciamo, come dire, una specie di promozione culturale per fare avvicinare i ragazzini, che poi vedremo ovviamente perché e come, proprio al cinema in generale. Sì, l'operazione era un'operazione decisamente complessa, che partiva dal presupposto di volere alfabetizzare, come abbiamo detto, i ragazzi al cinema, al linguaggio del cinema, alla grammatica dell'audiovisivo, in modo da consentire loro di non essere esclusivamente spettatori passivi, fruitori passivi di tutte quelle immagini in movimento o non in movimento che quotidianamente ricevono in un oggetto che portano in tasca ormai, perché il primo schermo con cui hanno a che fare è questo, che però oltre ad essere uno schermo è anche una macchina da presa, si può utilizzare anche per raccontare se stessi, il proprio territorio, la propria storia. Responsabile e consapevole. Esattamente, quindi questo abbiamo fatto in un lungo laboratorio che è durato diversi mesi nella scuola, culminato poi nella realizzazione di questa webserie che aveva una serie di aspirazioni, come abbiamo detto, cioè quelle di raccontare il nostro territorio, di raccontarlo in un certo modo, di calarlo anche in un'atmosfera diversa da quella a cui siamo abituati, a vedere i luoghi in sostanza sotto uno sguardo, sotto un'ottica diversa, in qualche modo anche magica, dal momento che si tratta di una favola moderna, come mi piace chiamarla. Il lato bello di Vittoria, se mi è consentito, è questo: tante vittoriesi in campo per valorizzare le bellezze che noi abbiamo e per mettere in campo i giovani, perché i giovani, come dire, se non si avvicinano a una determinata materia, dobbiamo essere noi adulti competenti a inventarci qualcosa. In questo caso il cinema è un gancio che ci serve per la crescita, diciamo, educativa e culturale, e non solo dei ragazzi. Sì, la scuola, la finalità della scuola è dare delle possibilità, aprire delle opportunità ai ragazzi, naturalmente dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista di formazione completa, naturalmente dall'informatica al coding, a tutte le materie, le discipline che ormai si sono evolute negli anni. La nostra scuola ha tentato di partecipare a dei bandi molto interessanti dal Ministero della Pubblica Istruzione, che poi è diventato anche il Ministero dei Beni Culturali, con l'idea di dare delle opportunità ai ragazzi. Giovanni, scusa, ma è un progetto, non è un una tantum, progetto Officina dei Sogni? Allora, il progetto è quasi concluso, ma ne sono state presentate altre e sono state approvate. Ora un'altra inizierà da settembre ed sarà finanziata dalla SIAE, quindi non è un lavoro che si conclude, continuerà, perché vogliamo coinvolgere altri studenti, altri ragazzi, per
dimostrare le loro potenzialità. Non tutti devono diventare ingegneri, non tutti devono diventare medici, potrebbero esserci degli artisti, e gli artisti, l'arte è cultura ed è da valorizzare sempre. Brevemente, lo sport, la cultura, il teatro, il cinema sono delle straordinarie armi che ci consentono, che possono consentire a noi educatori di strappare i ragazzi, come si diceva una volta, dalla strada, in questo caso anche dal telefonino, se utilizzato in maniera irresponsabile e inconsapevole, come purtroppo spesso accade. La scuola è finalizzata ad integrare tutti, a non escludere nessuno, è aperto a tutti. Naturalmente ogni ragazzo che si perde nelle strade è un ragazzo che si perde per la società e per tutto il tempo, e diventerà poi manovolanza per, diciamo, chi ne può sfruttare negativamente le capacità, le caratteristiche. Perfetto, invece teniamoli vicino alla scuola. Perfettamente. Bene, allora Andrea, velocissimo, sono circa 40 i ragazzini dell'Istituto Comprensivo Traina? Sì, gli allievi sono tantissimi che hanno partecipato in varia forma. Ora li vedremo, più tardi tra un po' vedremo un numero più ristretto di questi 40, che sono quelli, diciamo, più protagonisti della webserie, e che a cui consegneremo anche un attestato ricordo, diciamo, della loro partecipazione così importante. Perfettamente, bene. A proposito di attestati ricordi, adesso ci sono quelli per voi due. Dimmi, Giovanni. Volevo dire una cosa soltanto. I ragazzi non sono stati scelti tra i più bravi. Sono ragazzi che hanno voluto partecipare alla formazione, e ci sono bravi e anche chi non è bravo, però ha dimostrato di volere cambiare, di volere crescere. Io non credo che questo sia un progetto finalizzato a scoprire nuovi talenti. Assolutamente no, infatti smentendo parzialmente quello che è stato detto prima, vorrei dire, è vero, non tutti devono diventare per forza ingegneri o dottori. Ma insegnare cinema non vuol dire per forza diventare sceneggiatori o registi. Si può diventare quello che si vuole. Per esempio, la nostra protagonista vuole saggiamente diventare un medico e non continuare come attrice, cosa che comunque le consiglio di fare comunque come hobby, ma questa esperienza le avrà comunque regalato qualcosa in più che si porterà sempre dietro. Va bene, adesso portatevi dietro i piccoli premi che le ragazze vi stanno consegnando. Grazie, bene. Allora, prima di cedere nuovamente la linea, il microfono ad Ernesto Trapanese, voglio ricordare che adesso c'è un momento gadget, pizzeria Il Faro, fioreria Cascone e poi acqua e sapone. Quindi momento gadget e linea ad Ernesto Trapanese. Eccoci, che bella questa cosa di, insomma, sostituirci, alternarci, è bella perché mi sa proprio di cosa internazionale, bello, è una cosa che si usa molto anche all'estero. Molto bene, ritorniamo insomma nel percorso intrapreso con i defilé questa sera grazie alla Sansone Eventi di Angela e Lorenzo Salerno. Ricordiamolo sempre, vi chiedo sempre tanti applausi, lo so, sono rompiscatole, però vi prego, facciamoli, sosteniamo insomma tutte le maestranze che lavorano nello spettacolo. Anzi, lasciatemi ringraziare ancora una volta Alessandro Barone, perché insomma sapete, questo è un momento veramente molto molto complicato per noi lavoratori dello spettacolo, quindi organizzare un evento con tutte le disposizioni perfettamente eseguite riguardo al decreto anti-Covid, per cui grazie davvero, perché quando ci sono delle situazioni simili ci è permesso fare il nostro mestiere. Noi viviamo di questo, quindi quando troviamo una situazione del genere non possiamo che essere felici. Quindi grande applauso al Camarina Beach Sport. Grazie ragazzi! Parliamo di moda, ma stavolta spostiamo un po' l'asse verso i più piccoletti e vi vado a presentare la collezione proposta da Fashion Baby di Angela Cannizzo in via Matteotti 294. Naturalmente alla fine del defilé avremo modo di chiacchierare con la titolare dell'attività per capire un po' quali sono le nuove tendenze di quest'anno, di questo autunno, però insomma voglio dirvi che Fashion Baby tratta di abbigliamento per neonato, sportivo, cerimonia, battesimi, e si trova in via Giacomo Matteotti 296 a Vittoria. Parleremo dopo in maniera più approfondita, ma intanto diamo spazio ai bimbi e alla collezione proposta da Fashion Baby. Grande applauso, ragazzi, andiamo sempre a un braccetto, che sono troppo felice di questa cosa qua, è bellissima, quando mi capita più.
questa volta. Sogno così non ritorni mai più. I mean, look at my wheels. All they think is a spaceship, cause we floating forever. Okay, my BF's in the passenger, my homie's in the back, right? Lemonade paint job, rolling through the city lights. Speed it up in the whip, I'll admit when I spit, never quit, I'm way more fly. Go, ready, set, better bet, I'ma get it, get it, get it. Okay, hello, young world, yeah, I'm winning. The wave got the whole nation standing at attention. I did it, mama look at baby boys on the television. Primetime dollar sign, I'm live from my district. Oh yeah, we flying so high. All we see is blue sky. Oh yeah, we flying so high. All we see is blue sky. Oh yeah, we flying so high. All we see is blue sky. All you Calabrese do the mambo like a crazy with the hey mambo. You don't wanna tada tada, hey hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish and bacala. And then hey gumba, my love, how you dance to rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo. Mambo Italiano, go go Joe. Shake it like a Giovanna. No kiss a digi, you get happy in the pizza when you mambo Italiano. But you don't know what you're cooking to do. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Ho ho ho. Mixed up a Siciliano. Hello kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the vita bella.
play tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a guitar and when the stars make you drool, just like a pastel fazool and some more. When you dance down the street with a club, it just feels you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella, hearts will play, tippy-tippy-tay, like a guitar bella. Lucky fella, when the stars make it through, just like pasta falls through, that's the more. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore, amore, that's amore. Pelli rossi un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella colorata. Grande, grande, grande applauso per questi straordinari bimbi e grande applauso per Fashion Baby. Io mi sono permesso, mi sono preso insomma questa libertà di poterla, signora, prendere a braccette e introdurla. E introdurla qui sul palco, perché insomma Fashion Baby ormai è una grande realtà, insomma. Intanto buonasera. Sì, buonasera. Sì, non potevo mancare anche per l'evento che è. Certo, certo. Ho voluto essere presente. Grazie, grazie mille, grazie davvero di cuore. Bene. Eccoci qua. Ecco, Fashion Baby, grande realtà, l'ho appena detto, via Matteotti 296 a Vittoria, un sacco di marchi di eccellenza, insomma, ne citiamo qualcuno, Alviero Martini, Honey, Dr. Kid, La Perla, Aletta, Miranda, Baby Ball, Le Petit Enfant, giusto per citarne qualcuno, ok? Ma insomma, vogliamo insomma sfatare un mito che è quello che insomma i vestiti che hanno anche un brand un po' più prestigioso hanno delle cifre veramente abbordabili? Assolutamente no. Diciamolo. Basta lavorare giusti. Esatto, basta essere onesti nel proprio basta lavoro. Basta essere onesti, non è vero. E non mettere ricarichi del 3000%. No, fa pagare la firma non conviene a nessuno. No, non se lo fa. Giusto, è quello che è. Molto bene, allora come consiglieresti di vestire i bambini nella prossima stagione autunnale, allora, barra invernale? Anche questo inverno siamo colorati. Tanto, colorati? Il dorato, bello. Che insomma è poi il rosso, il senape, insomma sono tanti bei colori, quadrettini, insomma. Senape? Sono bambini. C'è il colore senape, poi c'è il colore ketchup, maionese. Tutto un insieme di cose. Molto bene, avete in mente qualche promozione particolare nel prossimo periodo? Ci state pensando? Allora, io posso
promozioni adesso stiamo cominciando. Intanto da Fashion Baby rimane sempre l'angolo outlet, sia estivo che invernale, al momento c'è. Quindi okay. Chiunque vuole può prendere sempre qualcosa con lo sconto del 50, c'è sempre. Ok. Ti rimane una taglia, la metti lì e va via. Avete capito? Quindi c'è l'angolo outlet sempre, dove trovate delle, tutto l'anno. Delle tutto cose fa. Bellissime a prezzi proprio stracciati. Ecco. Anche il 60 si arriva a fare. Ecco. E poi niente, che devo dire? Dimmi. Ok, ci sono anche dei canali social, avete una pagina Facebook? Allora, no? C'è la pagina Facebook e adesso c'è in programma un, come posso dire, tipo un negozio online. Ci stiamo lavorando. Ok. Per dare modo a chi magari da casa può sì, comprare. Perché durante questo periodo siamo diventati tutti bravi a fare gli acquisti con un click, tac e via. Ecco, e poi arriva comodamente a casa. E quindi, ecco. Ok. Molto bene, bisogna essere sempre insomma al passo coi tempi. Sì, sempre. Sì. È una cosa importante. Complimenti signora, perché grazie. Lei è veramente molto bella. Complimenti davvero. Un grande applauso a Fashion Baby di okay. Angela Cannizzo. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Angela, ti accompagno all'uscita. Molto bene, ragazze, voi restate, anzi facciamo una cosa ragazze. Voi vi portate via i bimbi, grazie. Ciao bimbi, grazie. Un applauso a questi bimbi. Ammazza, sembri Pippo Baudo, sei bellissimo. Guarda che carino, guarda. Ciao. Molto bene. Adesso voglio chiamare il titolare, anche lui è un artista perché è uno che presenta, insomma, è uno showman, ma è anche un eccellente imprenditore nel campo della bellezza femminile. Facciamo una cosa, lo andate a prendere così lui si galvanizza, si sente tutto gasato, insomma accompagnato da due ragazze. Signore e signori, al Camarina Donatello Buonuomo, grande applauso! Donatello, vedi cosa ti organizzo, ti fa... ma quando... Ciao Donatello, ciao. Credevo ti dessero l'altro... Ragazzi, andate a prendere il microfono, vi dispiace, così abbiamo... Insomma, siamo più agevolati a chiacchierare con Donatello, perché insomma, siamo legati da tante cose, dal mondo dello spettacolo, dal fatto di condurre gli eventi, ma siamo anche legati da un amico che adesso ci proteggerà sicuramente dall'alto, giusto? Buonasera a tutti, sì, veramente, ti dicevo dietro le quinte, lo ripeto qua volentieri, è facile parlare in Rai, no? Sono due anni che grazie ad un provino mi ritrovo su Rai 1 con Marco Liorni, Platinette, Elena Santarelli della Chiesa, insomma, in diretta, che è una cosa difficile su Rai 1, ed è un conto, mi viene semplice, non lo so, è innato in me. Stasera mi è stato chiesto di spendere due parole per il nostro caro amico, siamo tutti qua per lui, no? Vi dico solo che l'ho conosciuto nel 1986, pensate un po', io Caspira. Arrivavo da un'altra città, quindi quanti non conoscevo anni avevi nessuno. Nel 1986? Non esisteva. Quindi mi ritrovai lì, questo ragazzo, lavoravamo vicini di casa, lui fotografo, io parrucchiere, quindi lui mi mise sotto la sua ala, sotto la sua protezione, iniziò un cammino lungo, lo dico brevemente, no? Abbiamo iniziato appunto come il suo parrucchiere, poi ci siamo ritrovati, io ho detto stampa del Vittoria Calcio, dall'eccellenza alla C1 e lui fotografo, poi abbiamo fatto 10 anni di politica insieme, stesso partito, poi anche lì abbiamo smesso un po' di fare politica, ci siamo ritrovati amici, ci siamo ritrovati clienti, ci siamo ritrovati di nuovo quando con Angela hanno deciso di riportare, grazie a loro appunto, le sfilate di moda nella nostra provincia. Lì abbiamo conosciuto anche questo personaggio. Grazie. Lorenzo, un amico, prima che salisse su, parlavamo che dovevamo prendere una bella villa nelle zone di Gela perché dovevamo fare la sfilata di carnevale, come tu sai, in questo luogo, e poi mi ha detto dobbiamo organizzare degli eventi, sapendo che appunto avevo gestito un po' di locali in questa provincia. Insomma, si parlava di cose belle, aveva questo piccolo problema e ci ha lasciato, però ci ha lasciato qualcosa di speciale. Siamo nuovamente tutti qui insieme, grazie a Lorenzo Salerno, per questa ennesima sfilata. Lì c'è Gianni, altro amico che siamo cresciuti tutti là, insomma lui è più vecchio di me, però voglio dire, si vede, no? Si fotografo vede ufficiale di tanti eventi della Sansone, grande applauso anche per Giovanni, grazie. Quindi Lorenzo mi chiamò, devi essere il parrucchiere ufficiale delle nostre sfilate, devi stare con noi. Lorenzo, lasciami in pace, c'ho tanto da fare. No, devi stare con noi perché dobbiamo stare insieme. Eh sì, perché quando si metteva in testa una cosa, quella era. Voglio dire, quindi grande amico, grazie a Lorenzo, grazie alla sua signora che è qui.
Angela, vieni qua, quando ti do un bacio, un abbraccio, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, tesoro mio. Ragazzi, Angela, un applauso Sanzone a questa donna magnifica che non voleva fare nulla di tutto questo, invece qui, grazie alle sue ragazze e ai suoi ragazzi, appena mi ha chiamato, subito pronte, gli ho detto e lo dico pubblicamente, per qualsiasi cosa, noi ci siamo come sempre. Lorenzo, siamo qui per voi, siamo qui per voi e ci saremo sempre. Un grande applauso per Angela Sanzone, grazie, bello forte, bello forte. Questo più forte che potete, Angela, più forte che potete. Una nuova avventura, grazie Angela. Grazie Ernesto, grazie, ringrazio i miei collaboratori che sono dall'altra parte, Maria e Giovanna, che stanno pettinando, hanno pettinato queste magnifiche ragazze, spero che le acconciature piacciono, è una sfilata, quindi si va sul semplice, si cerca di dare il meglio e noi spero che abbiamo dato grazie il meglio. Grazie per il vostro grazie meraviglioso lavoro, grazie. Grazie, Donatello, grazie a tutti buon voi, uomo, grazie. Buona serata. Grazie, ciao, grazie ciao. Donatello, grazie. Bene, ritorniamo nei gingheri dello spettacolo, è arrivato il momento di un altro defilé, questa volta con gli abiti da cerimonia, care ragazze. Gli abiti, già quando si parla di cerimonia, voi... Sei fidanzata tu? Ecco, tu? Bene, bene, pensate già al giorno, Sì, sì, ci penso. Ci pensi anche tu al giorno? Qualche volta. Ah, non vuol dire qualche volta, cioè, o uno ci pensa o non ci pensa, Preferisco rimandare. Preferi... Ah, tra l'altro sei giovani, quanti anni c'hai? Dimmi. 18 anni, ma è giovanissima! Grande applauso a queste bellissime ragazze, grazie. Molto bene, ritorna sul palcoscenico e su questa meravigliosa passerella allestita sulla spiaggia, ritorna Victoria Outlet, grandi firme, con il defilé dedicato agli abiti di cerimonia. Dopo ovviamente approfondiremo il tutto e magari chissà troveremo qualche abito che potrebbe anche fare al caso vostro. Chi lo sa, chi lo sa. Andiamo ragazze, ormai lo sapete, funziona così a braccetto. Ma non mi dicono niente i fidanzati, giusto? No, no, no. Me la cavo a buon mercato, sì, sì. And we're down, we go. Down to you.
about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. If you wanted to, I wanna know if this feeling flows both ways. I've seen you go, was sort of hoping that you'd stay. Like the nights we mainly made the same things that you can't say tomorrow. Still alive, it's like a bad day in advance. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many days I've had to fall, but you know I'm so tired of it all. I have no terror of these spells. Finding out the secret words will tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, maybe just spend time good.
I'll let you know.
Mr. DJ, andiamo con musica da serpentone finale. Vai, applauso del pubblico. Modelli e straordinarie modelle, grande applauso, ma bello forte però, fortissimo, fortissimissimo, superlativo, stramega assoluto, ancora di più, grazie, bello forte, continuativo, H24, bravi, così, ecco, come dicono a Firenze, a Costello Mocchio, ecco, molto bene, che bello, che spettacolo che siete ragazzi, insomma, è una meraviglia potervi vedere tutti assieme, che bello. Adesso ho voluto, insomma, che organizzaste così in 448 questo serpentone rimanendo così sul palcoscenico, perché adesso andiamo a chiamare le maestranze che si prendono cura di voi per farvi diventare ancora più belli e belle di quanto già siete, insomma, giornalmente. Sicché, grande applauso, magari lo fate anche voi, così facciamo quelli super fighi, quelli... Ok, chiamiamo il gruppo. Sai che adesso non si chiamano più truccatrici? No, sbaglio, non si dice estetiste? No, perché adesso siamo internazionali, noi siamo We Are International, cara, e quindi bisogna chiamare le cose in modo internazionale, in modo che tutto il mondo possa capire. Quindi un grande applauso per i Makeup Artist Sally, Veronica, Maria Assunta e Annalisa. Annalisa che ha un contratto pluridisciplinare, fa tutto, sfila, trucca, presenta pure, no? Quindi non facciamo parlare te, ma facciamo parlare invece cara Giovanna. Ciao cara, intanto grazie, ciao, per il vostro lavoro, ciao. Facciamo un grande applauso a queste grandi professioniste, insomma. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Ernesto, tu sai bene che ogni sera, ogni evento ci lascia sempre un'emozione, giusto Ernesto? Sì. Stasera è un'emozione molto più grande. Sì. Un'emozione che ci tocca il cuore, sinceramente. Perché da lassù ci guarda il nostro Lorenzo. Già. Che ci ha dato e ci ha lasciato tanto, questo ci tengo a precisarlo. Lui ha lasciato ad ognuno di noi, che siamo qua stasera, un pezzo della sua persona, ed era una grande persona, e quindi oggi dico grazie Lorenzo e grazie Angela per quello che ci date e per quello che ci hai lasciato. È vero, grande applauso, che bello, grazie per le tue parole. Grazie, grazie, grazie ragazze, grazie. Grazie mille, grazie per il vostro lavoro, grazie, guadagnate pure, riuscite, grazie mille, buon lavoro e grazie, grazie. Ma voi invece cosa fate? Uscite, perché vi devo chiamare dopo. Ma che cavolo, mi avete rovinato la sorpresa, fuori! Andate fuori, vi devo chiamare come si conviene in questi casi. Su, fatemi fare il mio lavoro, mannaggia, è colpa tua con sto ciuffo che non hai sentito niente, vai! Mannaggia! Oh, oltre le make-up artist, ci sono anche chi, insomma, i professionisti che si occupano delle acconciature. E mo come si dice in inglese acconciature? Eh? Ah, vero, vero, vero.
anche lì bisogna essere internazionali. Allora adesso chiamiamo sul palco il gruppo di degli Hairstylist. Tutto bene? Fantastico, grande applauso. Vieni Maria Giovanna, venite ragazzi. Adesso ci siamo. Bisogna fare le cose per bene. Ti vedo distratta, Prendi il microfono, Cassita. Buonasera. Buonasera, che bello rivedervi. Grazie. Sono molto contento. Comunque ti ho riconosciuta subito da quando sei arrivata. Grazie. Molto bene, grazie per il vostro lavoro, Grazie davvero per il vostro supporto indispensabile. Per poi dovete sapere una cosa, i parrucchieri truccano tutti quanti, tutti, tranne il presentatore. Il presentatore non viene truccato, va bene. Io sono bello così, con l'unico ciuffo che mi è rimasto. Molto bene. Vuoi dire qualcosa, insomma, riguardo cosa? Sì. Ringraziamo Angela per la serata. Più vicino. Ecco. Ringraziamo Angela per la serata ed è sempre un piacere lavorare con lei. Lorenzo è con noi. Si percepisce proprio la presenza, è come se fosse qui. È come se fosse qui. Lui mi prendeva, vai, entra, adesso tocca a te. Molto bene, molto, si percepisce, si carpisce la presenza. Molto bene. Grazie ragazzi anche a voi per il vostro lavoro. Donatello Bonomo Parrucchieri, Maria Giovanna, tutti voi. Voi ragazzi, i vostri nomi? Danilo. Veronica. Veronica, grazie. Grazie per il vostro lavoro, grandi professionisti. Grazie. Ciao. Oh, molto bene ragazzi, avvicinatevi qui con me. Adesso congediamo i ragazzi, li congeliamo magari, perché sarebbe anche con questa temperatura che c'è. Noi ci spostiamo, ci mettiamo di lato. DJ, sei pronto? Mr. DJ, are you ready from next song? Ho detto bene, for next song, you are ready? Tu are ready, io pure, a casa, al bagno. Molto bene, musica. A grande applauso per questo straordinario gruppo di modelle e modelli. Grazie, andiamo sempre a braccetto, andiamo, che bello. Musica, applauso. Su questo palcoscenico, così in modo da non dovermi sopportare per troppo tempo. Meno male, vero ragazzi? Già non ce la fate più con me. Ma questo quasi quasi gli levo le batterie al microfono, perché proprio non so. Molto bene, Peppe Raffa, ci sei? Ti aspettiamo sul palco, non mi sopportano più. Sono qua. Ecco, grazie. Cioè, però, salutiamoci come si conviene, insomma, adesso in questi tempi moderni. No, sai, c'è anche poco da scherzare, che qui c'è una bella organizzazione da questo punto di vista, visto, misurazione della temperatura. Lo ribadivo prima. Tutto, e poi distanziamento. È vero. Va bene. Io anche con mia moglie faccio il distanziamento nuziale. Questa è una scusa. Peppe Raffa, grande applauso, va grazie, bene, a dopo. Allora, adesso intanto buonasera di nuovo, chiamerei due amici per una breve, piccola, importante cerimonia di premiazione, e cioè Corrado Lentini per quanto riguarda la polisportiva Valdippari, si parla di pallacanestro, e per l'International Theatre Center Giovanni Battaglia. Arrivano? Giovanni. Salve a tutti, buonasera, ciao Giuseppe, come stai? Ciao, vieni qui, Giuseppe. Accanto a me, ciao. Ciao Giuseppe. Allora, Corrado Lentini sta arrivando, benissimo.
Allora, prima della breve, intanto stanno arrivando i mini atleti, ovviamente. Una breve intervista, cominciamo dal basket, perché i ragazzi, sai, poi non possono stare fermi un minuto, hanno questa necessità. Dove è Corrado? Ecco qua. Vieni qua, Corrado, mettiamoci, non ci assembriamo, perché altrimenti. Ecco, allora. Assolutamente sì, lo spettacolo ovviamente non finisce qua, ci sono altre cose importanti anche relativamente al momento di spettacolo. Allora, Corrado, com'è andata quest'anno? Insomma, dai numeri vedo assolutamente bene. Si avvicinano sempre e comunque i bambini, i ragazzi, gli adolescenti al basket? Diciamo di sì, noi ci mettiamo il nostro impegno, loro ci mettono il loro, praticamente noi seguiamo... Ognuno mette il suo, cioè... Anche i genitori, a dire il vero, tempo fa non seguivano molto questi nostri bambini. Praticamente attualmente vedo che con molto piacere che li seguono, sia nell'attività extrascolastica, diciamo così, come pure queste bellissime manifestazioni che servono per socializzare. Lo hanno capito anche loro. Forse, caro Giuseppe, io ti do sempre ragione, quello dici tu. Grazie, troppo buono. Sì. Tu sei il nostro artefice, ti seguiamo in tutte le tue manifestazioni che sono molto positive, grazie, per la nostra, grazie, gioventù. Troppo buono. Noi siamo diventati un pochino grandi e loro sono il nostro futuro. Noi metteremo la nostra buona parte, diciamo. Speriamo di aver dato dei buoni insegnamenti. Sicuramente lo avete fatto. Il coach La Carruba, veloce. Che differenza c'è tra i genitori del calcio e i genitori della pallacanestro? Beh, guarda che la domanda è... È parecchio difficile. Ecco, bravo. Ma l'ambito pallacanestro comunque è un ambito più a carattere familiare, quindi sì, c'è competizione, però è una competizione fine a se stessa, mentre magari con il calcio ha un ambiente un pochettino più, tra virgolette, cattivo dal punto di vista del gioco. C'è magari una richiesta maggiore, mentre noi... riusciamo comunque ad avere genitori più portati al divertimento, al gioco, senza pretese. Insomma, parte. Quelli là sono un po' più ultras, se mi è consentito, sì, il termine, sì. Quegli altri, cioè i vostri, un po' meno. Sì, anche se, bene, ce ne sono parecchi ultras. Indovina chi preferisco tra i due? Non lo so. I vostri, ovviamente i vostri. Allora, c'è una premiazione adesso, quindi le ragazze premiano l'amico Corrado Lentini, poi Giovanni Battaglia, dove sei nascosto? Ah, sei lì, ti chiamo io. Va bene, premiazione, tutto il resto, ok, tutto fatto, contento? Sì, è da 20 anni che seguiamo questa manifestazione. Hai fatto il callo? No, mi fa piacere partecipare ogni anno, con molto, perché portiamo praticamente i nostri giovani ogni anno, naturalmente cambiano. Anche se ci sono sempre i vecchi che insistono come noi. Allora, velocemente, grazie a voi. Giovanni Battaglia dell'International Theater Center. Il teatro e lo sport sono... utilizza il mio micro, non ti preoccupare. Sono due fantastici volani educativi, se utilizzati in modo, diciamo, corretto, come... fate anche... Sì, innanzitutto mi permetto di dire che l'International Theatre Center è rappresentata dal maestro Walter Manfred, che stasera si scusa con tutti, ma essendo che avevamo uno spettacolo, diciamo, in concomitanza di questo che oggi i ragazzi della scuola hanno fatto, non è riuscito, diciamo, ad essere qui presente, quindi mi tocca, diciamo, a me, esatto, fare le veci del maestro Walter Manfred. Diciamo che è stato un po' un azzardo, Giuseppe, perché praticamente non si era mai fatto teatro in un posto come questo. Quando diciamo ci siamo visti con il capo assoluto, il nostro Alessandro Barone, a cui ringrazio sempre la sua disponibilità per coinvolgermi in qualsiasi modo, gli ho detto: senti Alessandro, ma che ne pensi se portiamo un po' di cultura in un posto dove già lo sport è abbastanza presente, parecchio presente? Lui mi definisce un matto, no? Perché devi capire, Giuseppe, che fare queste cose, soprattutto in un posto del genere, non è per niente semplice. E invece ha scommesso insieme a me su questo progetto, su questa mini rassegna che la scuola dell'International Theatre Center del maestro Walter Manfred, in collaborazione con Tiziana Bellassai, hanno portato qui
sul palco del Camarina Beach Sport, devo sinceramente dire che è stato secondo me un piccolo successo e penso che anche Alessandro è stato soddisfatto da questo. Lo è stato. Allora vediamo adesso un Attimo, chiamiamo i ragazzi dell'International. Prima dobbiamo vedere il video, attinati alla scaletta. Ah no, dobbiamo dopo, cambiare. Dopo, sì, 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 è dopo per, vabbè, allora, perché vedi Barone mi fa il cenno che è dopo per i ragazzi. Scusami, tu come ti chiami? Crizia. Facciamo parlare anche le ragazze. Sì, no? Certo, allora, certo. Quindi allora, che facciamo Giovanni? Io chiamo i ragazzi dell'International Theater Center a salire sul palco e soprattutto Pinuccia Vivera che ha dato una mano enorme per questo spettacolo finale. Verranno premiati i ragazzi dell'International. Eccola qua Pinuccia Vivera. Giuseppe, mi permetto un attimo spendere due parole. Pinuccia Vivera, per chi non la conoscesse, è un'attrice professionista del nostro territorio e della nostra città. Forse una delle poche rimaste veramente nella provincia di Ragusa ad essere qui presente a recitare così bene. Quindi facciamo un applauso a Pinuccia Vivera veramente perché ha collaborato a questo progetto in maniera abbastanza presente, ecco, ha dato una mano. Quindi io dal mio canto e a nome dell'International Theater Center, Giuseppe, mi permetto di ringraziarla perché veramente ha dato una mano, ha supportato i ragazzi, ha gestito questa favola in maniera splendida ed egregia. Quindi io Pinuccia ti ringrazio veramente perché sei fantastica sotto ogni punto di vista, quindi grazie Pinuccia. Giovanni, okay, facciamo, non so se vuole dire due parole a Pinuccia dopo, benissimo. Sì, allora Giovanni, dall'altra parte. Okay. Posso recuperare il mio ruolo? Sì, assolutamente. Allora, Barone dov'è? Alessandro Barone? Alessandro dov'è? È qua davanti. Sei lì? Bene. Il prossimo anno ovviamente mi sostituisce lui perché è già pronto. No, ma diciamo che volevo prendere il posto di Salvo Bucchieri che ha una stima profonda nei miei confronti, veramente mi supporta dal 1997 ad oggi, quindi lo ringrazio. Vabbè, Salvo, che senti, è fantastico. Giovanni, Salvo Bucchieri, ti posso fermare un attimo? Sì, certo, assolutamente. Lo mandiamo sto video? No, dobbiamo solamente dare gli attestati e noi dobbiamo uscire per chiamare i ragazzi inerenti al video. Va bene. Puoi tranquillamente dare gli attestati. E ti dico una cosa, la ragazza che è accanto a te è anche egli una partecipante, diciamo una allieva dell'International Theater Center, Giada. Che benissimo. Oggi non ha recitato, ma in altre rassegne sì, quindi altri spettacoli. Il video lo possiamo mandare o no? No, ancora. Un attimo, chiamiamo prima i ragazzi. Ok, io tolgo il disturbo e chiamo allora Andrea. Chiama i ragazzi. Noi usciamo, grazie a tutti, e cedo la parola ad Andrea. Andrea Traina, dove sei? Eccomi. Un attimo che arriva, eccolo qui. Allora Andrea, sono controcorrente. Sto fantomatico video. È arrivato il momento di mandarlo. Oh, perché non benissimo. Aveva niente a che fare col Theater Center. Perfetto. Ma con Peraspera. Ancora tu. Ancora Peraspera. È un breve video di 4 minuti nel quale alcune delle interpreti della webserie raccontano la loro esperienza. Perfetto. Allora lo vediamo finalmente? Lo vediamo. Video. Recitare in una webserie mi ha fatto crescere molto, è stato molto bello. Io mi sono sentita sia felice che emozionata. Felice perché in futuro a me piacerebbe fare l'attrice. Stare davanti alla telecamera è una cosa bellissima e mette tanta adrenalina, sai, quell'adrenalina che poi ti fa sentire bene. Io, mentre camminavo all'indietro, sono caduta su una pietra e tutti ci sono messi a ridere. Mi sono sentita molto strana ed emozionata, ma allo stesso tempo mi sono divertita e è una cosa bellissima per me che è la prima volta. Davanti alla telecamera tu ti senti tante cose, tante persone ed è bellissimo. Mi commuovo. Mi ha reso più responsabile perché comunque interpretare un personaggio non è un gioco. La cosa più difficile era imparare a saper fare bene il tono di voce di ogni battuta, perché cambiava. Non c'è stata una scena in cui abbiamo fatto buona alla prima. Dai tuoi sbagli tu capisci e poi insieme riesci a rimetterti su e a ripetere questa cosa. Tuono. Se ti prendi questo compito devi mantenerlo e portare fino alla fine. Vabbè, prossima domanda. Non pensavo che dietro un film ci fosse tutta questa preparazione. La prima volta che ho visto tutti questi attrezzi, tutte queste luci,
Sono rimasta meravigliata un po' di tutto. Infatti ormai quando guardo un film penso a quanto tempo ci abbiano messo per creare anche una piccola scena. E se potessi, rifarei assolutamente questa esperienza. Per me la cosa più difficile è stata aspettare, la pazienza, perché bisogna avere molta pazienza per arrivare al prodotto finale. Mi viene piaciuto. La cosa che mi ha meravigliata di più è stata l'unione e la forza che si è creata in questi mesi. C'è molta complicità, ma allo stesso tempo molta collaborazione. Tutto è incentrato su volersi bene, ecco, perché poi si instaura un rapporto con il regista, con tutti quelli che stanno dietro la telecamera. Mi sono divertita, mi sono sentita proprio a casa. Diventa come una famiglia ed è una cosa bellissima. Andrea, il padre, e noi tutti i figli. Mi sono divertita tantissimo. E un'altra cosa che mi ha fatto meravigliare è stata la pazienza di Andrea e del regista, che ringrazio molto. È stato molto bello. Una cosa che rifarei mille volte. Ovviamente un'esperienza meravigliosa. La rifarei sicuramente. Tre aggettivi per descrivere la mia esperienza cinematografica. Bello. Bella. Nuova. Nuova. Divertente. Divertente. Stancante. Impegnativa. Impegnativa. Dalla mattina alla sera. Perché per esempio parti alle 9:30 di mattina, finisci alle 8 di sera. Fare 100 volte la stessa battuta, perché alcune volte ridevano, alcune volte c'erano i rumori, quello e quell'altro. Certo, poi ti abitui, però ai primi giorni è stata una cosa difficile perché ero stanca e mi seccava ripetere 45 volte la stessa cosa, però comunque penso ne valga la pena. Ciao! Ciao a tutti! Spero che vi piaccia il film, vi auguro una buona visione e ciao! Allora, questi erano alcuni dei protagonisti, questi giovanissimi protagonisti della scuola che ha partecipato a questo fantastico progetto, la web serie per Aspera. Sei molto paziente, mi pare di aver capito. Lo devo essere, in realtà di natura non lo sarei affatto, però lo devo essere, è necessario che io lo sia in quel contesto. Adesso riascoltando le interviste trovavo divertente il fatto che Marika dicesse è tutto incentrato sul volersi bene, perché questo in realtà non è affatto vero su un set cinematografico, proprio per niente, ma nel nostro è stato vero, nel nostro è stato così, è stata così, un'esperienza no? Molto particolare e inedita per certi aspetti. Benissimo, adesso se c'è ancora il vicepreside dell'Istituto Comprensivo. Sì, c'è, però in realtà non era previsto che... Ma io ce l'ho scritto qui. Ah, non lo so, se previsto, non l'ho avvisato, no, quindi non c'è. Va bene, chiamiamo i ragazzi. Chiamiamo i ragazzi, okay, cioè il nostro così. Cast, parte almeno del nostro... Arrivano, del eccoli cast, qui. Eccoli qui. Accogliamoli con un grande applauso, perché sono stati bravissimi. Alcuni li riconoscerete, altri sono irriconoscibili, perché alla loro età basta veramente poco per cambiare completamente fisionomia. Qualche mese è sufficiente, altre sono diventate subito delle dive, non voglio dire chi, e anche se oggi è venuta abbastanza normale, l'ultima volta era proprio da tappeto rosso, da red carpet come si dice, invece questa volta è già più normale. Ed eccoli qui, sono soltanto una parte dei ragazzi che hanno lavorato nella webserie e abbiamo per loro un attestato da dare. Esatto, consegniamolo quindi. È stata... A tutti i ragazzini, no? Ok, va bene. Che età hanno questi ragazzi, Andrea? E vanno dai 7, 8 fino ai 13, diciamo, ai 13 anni. Ci sono questi più piccolini. Ecco. Quanti anni hai tu? 10. 10. Chi c'ha 7 anni allora? Chi c'ha? C'è qualcuno 7 anni? No, non c'è. Quello più piccolo, okay. Non c'è. Matteo ne ha 10, tra l'altro Matteo aveva un ruolo abbastanza impegnativo, forse vogliamo anche sentire perché lui no? Che ricordo ha di questa esperienza che ha fatto e se la rifarebbe soprattutto. Allora, io la rifarei di sicuro perché mi sono divertito tantissimo e questa esperienza è stata una delle più belle della mia vita. Questo nonostante io ti abbia condotto ovunque, sulle spiagge, sottoterra, nei cunicoli, nelle grotte, in luoghi aspri come dice il titolo, per aspera, cioè attraverso le asperità
fino alle stelle, il motto latino per intero sarebbe per aspera ad astra. Questo noi abbiamo visto tutte le asperità. È un modo per studiare geologia, casomai, no? anche eventualmente. Però è così, girare un film e comunque in realtà qualunque genere di attività tutti questi ragazzi decideranno di svolgere sarà come il nostro percorso all'interno della webserie irta di difficoltà. Dobbiamo chiudere, quindi un grosso ringraziamento a te, alla scuola che ha partecipato al progetto, a tutti questi meravigliosi ragazzi e meravigliose ragazze che hanno preso parte e che si stanno godendo il loro piccolo meritato premio. Grazie ragazzi. Allora, a presto. Prima di passare, potete guadagnare ovviamente la vostra uscita, prima di passare al momento gadget, al secondo momento gadget, visto e considerato che, ragazze venite qui, visto e considerato che il sottoscritto è stato praticamente il primo presentatore della Sansone 20, abbiamo iniziato con l'amico Lorenzo Salerno tra l'85 e l'86, mi sembrava doveroso, giusto, corretto da parte mia dire due parole che è stata un'esperienza bella, fantastica. Io ho presentato diversi anni fa le sfilate, gli spettacoli che hanno organizzato in maniera sempre impeccabile il buon Lorenzo e la moglie Angela con tutto il cast, quindi un ricordo dell'amico Lorenzo, soprattutto dell'amico ma anche del grande professionista, mi sembrava assolutamente doveroso. Grazie, ciao Lorenzo. Adesso momento gadget con Pizzeria Il Faro, Fioreria Cascone e ovviamente Acqua e Sapone. Grazie e buona serata. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Di questa meravigliosa serata, accompagnato da queste altrettanto meravigliose ragazze che mi hanno fatto compagnia, grazie davvero, grazie, siete veramente molto belle oltre che super sorridenti, quindi grazie di cuore per questo intervento anche un po' improvvisato, perché forse insomma, avete deciso all'ultimo momento di farmi compagnia, quindi vi ringrazio molto, così come è doveroso ringraziare ancora una volta e ribadire il ringraziamento quindi a tutti gli sponsor che questa sera ci hanno dato una mano nell'organizzazione di questa serata, quindi vi ringraziamo. Voglio proprio cominciare da Victoria Outlet, avete visto prima l'uscita degli abiti da cerimonia, e volevo chiamare qui sul palco assieme a noi delle collaboratrici proprio di questa straordinaria realtà, ovvero Sephora e Denise. Grande applauso, grazie. Buonasera ragazze. Caspita, ma potevate sfilare anche voi, siete bellissime, complimenti. Insomma, la vostra compagnia anche per ribadire questa straordinaria promozione che riguarda insomma il vostro punto vendita, ovvero durante il mese di settembre potrete godere di scontistiche straordinarie non solo sulla colazione estiva ma anche e soprattutto su quella invernale, quindi mi raccomando andate a trovare Victoria Outlet nella zona Fontana della Pace a Vittoria, dico bene, ci sono un sacco di brand famosissimi, ve ne voglio citare giusto per correttezza qualcuno per ciò che concerne la cerimonia uomo-donna: Petrelli, Carlo Pignatelli, Impero, Musani, Pronovias, Casual Uomo, Manuel Ritz, Marina Militare, La Martina, Trussardi, Jackerson, Colmar, Roy Rogers, Napapiri e Guess. Casual Donna, Marina Militare, Gael, Gigil, si dice così, Gigil. Sono bravo, ho detto giusto Gigil, che bello, volevo dire Gigil. Molto bene, Gigil, Trussardi, Contatto, Moschino, Diana Gallesi e Fracomina, giusto Fracomina pure? Grazie, meno male, sono venuti qui per il mio esatto. Grazie, buon lavoro e grazie mille a Victoria Outlet. Grazie, grande applauso.
ringraziamento anche a Fashion Baby, che trovate in via Matteotti 296 a Vittoria, e ancora Prima Donna, Primigi e naturalmente la Sansone Eventi. Grande applauso! Che meraviglia! Oh, che begli effetti! Grazie ragazzi! Molto bene, a questo punto mi piacerebbe, prima di ringraziare tutte le maestranze, tutti i collaboratori, facciamo questa sorpresa che lui non lo sa, non se l'aspetta, va bene? Volevo chiamare qui sul palco proprio Alessandro Varone, vieni Ale, vieni, grande applauso, vieni, 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 vieni! Applauso gente, applauso, il padrone di casa, vi prego! Ciao Ale, ciao! Oh, che bello, hai visto che bella serata? Volevo ringraziarvi ancora una volta perché grazie alla vostra organizzazione gente come noi può lavorare e può svolgere il nostro lavoro. Avete veramente strutturato la vostra organizzazione in modo tale da poter far confluire qui le persone in massima sicurezza. Io sono entrato bello tranquillo, salve. Grazie, grazie. Sono entrato bello tranquillo. Ehi, tu chi sei? Sono il presentatore. Va bene, non me ne frega niente. Misura la temperatura. È la mascherina. Certo! È la mascherina. Mascherina già l'avevo. Ok, grazie. Posso entrare? Non da questa parte, di là, perché devi scrivere nome e cognome, ora di arrivo e temperatura e tutto quanto. Quindi complimenti. Abbiamo il buon Francesco che è un tenente all'ingresso, non fa passare nulla. No, proprio generale, non tenente. Grandi, quindi un grande applauso vi prego per questa straordinaria organizzazione. Ormai, insomma, sulle spalle 20 anni di esperienza, quindi com'è andata la stagione? Stagione location nuova? Stagione, io preferisco sempre fare giudicare gli altri. Io penso che sia stata una stagione, pur considerando le varie difficoltà, insomma, che tutti sappiamo, entusiasmante. Abbiamo avuto più afflusso degli anni passati, nonostante tutte queste restrizioni e nonostante, insomma, le varie problematiche che sappiamo. Devo ringraziare il mio straordinario staff, guardali là, guardali là, sono bene seduti, comodi, un grande applauso, comodi, sì, grazie ragazzi! Stravolgono in un attimo un palco, lo fanno diventare un campo di calcio, un altro atto. Grandi professionisti, sì, grazie. Professionisti è una parola esagerata, diciamo che sono volenterosi. Volenterosi. Molto bene, ci vuole grande spirito. Due secondi e due la linea agli altri, perché sicuramente le persone non sono qua per sentire me, quindi... Grazie, sicuramente un pensiero personale a Lorenzo, per quasi 9 o 10 anni penso abbiamo fatto la sfilata, il concorso ragazzi per il cinema al Camarina, mi sembrava doveroso, insomma, in qualche modo, su questo mi prendo un po' di merito, convincere Angela a ripartire, perché penso fosse sono stato il primo ad andare a parlare con lei e ad invogliarla a ripartire. Grazie a lei perché ha accettato l'invito e i suoi collaboratori. E insomma tutti quelli che hanno partecipato a questa serata. Molto bene, non te ne puoi andare così su due piedi, come perché mai? Selfie, una piccola storia col pubblico del Camarina, vi va? Facciamolo. Oh, mi dai un po' di luce sul pubblico, venite, facciamo questa cosa. Allora ragazzi, voi dovete solo applaudire facendo finta che sia una cosa assolutamente non organizzata. Io parlo e dico, guardate che bella gente al Camarina Sport, e voi fate un applauso tipo che scatenate l'inferno, va bene? Mazza, con sta faccia non ci crede nessuno. È difficile. Facciamo una prova, vediamo quello che combinerete. 1, 2, 3, via! Bravi, va bene. Pronti ragazzi, venite ragazzi dietro. Ok. Momento bello, mi piacciono questi momenti così. Ok. Ragazzi, mi trovo al Camarina Sport Village di Scoglitti insieme ad Alessandro, insieme a queste due splendide fanciulle, ma soprattutto con tanta gente! Che meraviglia! Questo è il Camarina! Grazie a tutti, che bello! Sono tu che devi fare sta cosa, eh! Un po' dormivano e non mi si applaudire, cioè, come hai fatto? Grazie Alessandro, grazie mille per la vostra ospitalità e viva il Camarina Sport! Grazie! Ragazzi andiamo! Adesso facciamo i ringraziamenti, adesso c'è un momento bellissimo che non vedo l'ora di potervi presentare. Oh. Molto bene, grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questa serata.
grazie mille al tecnico audio Simone Lo Scalzo e Gabriele Domicolo, applauso, grazie. Grazie al videomaker Luigi Cutrera, applausi, applausi. Grazie al fotografo ufficiale Gianni Alfè, grazie al nostro direttore artistico Antonello Lamattina e grazie ai collaboratori Enzo Di Martino, Enzo Salemi, Serena e Annalisa. Grazie al service di Davide Messina. Grazie a tutti voi ragazzi, un applauso del pubblico del Camarina, ve lo meritate tutto quanto. Grazie, 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 grazie. E adesso, care ragazze, è arrivato un momento molto bello dal fortissimo carico emozionale. Io non voglio aggiungere alcun'altra parola, vorrei solo che adesso il nostro meraviglioso service mandasse il video che abbiamo preparato in ricordo di Lorenzo. Giù le luci, show must go on, viva la Sansone 20, viva Lorenzo Salerno e Angela Sansone. Video. Una ragione Angela, la tua cara Angela, non riesce a farsi una ragione il tuo caro Rosario, non riescono a farsi una ragione i tuoi cari familiari e tutti i tuoi amici e le tue amiche. Noi ci conosciamo dai lontani anni della scuola magistrale, erano gli anni 80, penso un po', Lorenzo. Pensa quanti anni sono trascorsi, pensa quante volte ho avuto la possibilità di dirti che ti voglio bene. Perché sei sempre stato gentile, garbato, sorridente, dalla facile ironia e che con quel tuo savoir-faire, così io dicevo di te, Lorenzo ha sempre un suo savoir-faire. Grazie, amica mia, per tutte le volte che mi hai elogiato davanti a tanta gente. Grazie per quello che hai fatto per la nostra città in un mondo particolare, nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Sì, perché lo dobbiamo dire. Tu, caro Lorenzo, sei stato un artista della foto, lo sarai sempre, perché hai immortalato immagini bellissime della nostra città, hai immortalato figure altrettanto belle.
ti porterò sempre nel mio cuore, amico mio. Ti ricorderò sempre per il tuo sorriso che precedeva ogni tuo dialogo. Niente posso raccontarti che faccia illuminare i tuoi occhi. Possiamo insieme le sorridere e piangere dei nostri ricordi che ancora oggi sono racchiusi dentro quella pellicola che tante volte tu hai usato. Non oso pensare e non oso pensarti in silenzio, mio caro amico. Credimi, nulla è cambiato e niente cambierà in questa vita che sogna le alte e tramonti, che dal calore del sole assorbe la luce e alla fredda luna ruba i pensieri. Caro Lorenzo, caro amico fratello, tutto è penetrabile, tutto è vulnerabile, tutto, proprio tutto, non resterà invisibile al nostro cuore. Ciao Lorenzo, ciao amico fratello, ti voglio tanto bene. Ai loro spettacoli nel corso degli anni, però mi piacerebbe molto che adesso tutti quanti noi ci togliessimo questo velo di tristezza di dosso, perché voglio ricordare Lorenzo proprio con quella ironia, con quell'allegria di cui parlava proprio Antonello la mattina nella voce fuori campo. Sicché adesso mi piacerebbe che tutti quanti noi acquisissimo nei nostri visi un bel sorriso nel ricordo di Lorenzo Salerno. Grande applauso. E naturalmente chiedo ad Angela Sansone per 10 volte la forza che sto mettendo io adesso su questo palcoscenico. La voglio invitare fortemente qui su questo palcoscenico, perché è importantissima, insomma, la tua presenza per tutti quanti noi, per tutto lo staff di La Sansone 20, per tutti i ragazzi che in questi anni vi hanno accompagnato e sono ancora qui questa sera con grande forza, con grande convinzione e con grande emozione a sostegno, a tuo sostegno, a sostegno di La Sansone 20. Voglio anche dirvi che, insomma, Lorenzo era un grande artista della fotografia, e allora anche nel suo nome lo studio di Lorenzo Salerno Arte e Foto resterà aperto, continuerà ad offrire i suoi servizi a tutta la comunità in suo nome. Angela Sansone! Cara Angela, io ce la fai perché hai portato avanti con grande forza questa serata, hai raccolto le tue forze, ne abbiamo parlato per tanto tempo al telefono, ci siamo scambiati un sacco di opinioni e ti ho detto che perciò che, insomma, sono anche qui accanto alla sorella di Lorenzo, con grande forza ciò che avrebbe sicuramente voluto Lorenzo è questo. Ci sono anche le nipoti, cioè, volevo insomma che tutte quante le persone qui sapessero che tu, e voglio che tu lo ribadisca con grande forza e veemenza, continuerai a fare questo lavoro in nome di Lorenzo e in nome di ciò che avete creato negli anni. Grazie, continuerò per lui, solo per lui.
Grazie a tutti. Grazie a tutti, a tutti, a tutti. Molto bene, allora io volevo, in maniera simbolica, se me lo consentite, ragazzi, ho due mani, consentitemi di fare questa cosa con la sorella, ovviamente con la moglie di Lorenzo, mi piacerebbe semplicemente prendervi per mano, venite con me. Grande applauso per favore, grazie, grazie. Un grande applauso per la forza che hanno dimostrato queste straordinarie donne. Molto bene, c'è un omaggio floreale. Molto bene, adesso non era organizzata la cosa, però voglio prendere la libertà, insomma, da amico, insomma, da vostro stretto collaboratore, i fiori ovviamente sono per Lorenzo. Io volevo invitare qui sul palco, per un grande applauso finale, tutti i ragazzi che sono dietro le quinte, tutti dentro, ragazzi, forza, chi mi sente in questo momento da dietro, davanti, insomma dai lati, venite pure sul palco, è una cosa non organizzata, venite, venite pure tutti quanti su, stringiamoci attorno a queste straordinarie, fortissime donne, venite, 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 grande applauso, gente, bello forte, su, tutti, tutti su, tutti su, forza, venite accanto qui a noi, ok, tutti, tutti, grazie, grande, ciao caro, ok, bene, viva la Sansone 20, viva Angela Sansone, viva Lorenzo Salerno. Vorrei, per finire, chiedervi il più scrosciante applauso della serata. È un applauso anche da parte vostra, ragazzi. Via! Grande applauso! Tutti più forte, più forte! Smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I see you later. È stato... Venite ragazzi, venite, dice via. Collaboratori tutti, forza, tutti su ragazzi, tutti, tutti, forza. Tutti su, forza, tutti quelli che hanno lavorato qui stasera con noi. Al centro, facciamo anche una bella foto, Giovanni, facciamo una bella foto intrisa di emozione. Vi ricordo ancora una volta che l'arte di Lorenzo resterà viva per sempre negli anni, lo studio fotografico resterà sempre aperto per offrire tutti i servizi e tutti, insomma, tutta l'arte che ha trasmesso ai collaboratori. Quindi viva, viva, viva. Ok, facciamo una bella foto finale. Oh ragazzi, però mi raccomando, voglio, esigo, pretendo un mega sorriso, va bene? Ok? Niente tristezza, va bene? Sorriso, prego, avvicinatevi, forza, forza, venite tutti assieme, dai, tutti assieme, ok, cioè, la colpa e la dimenticanza è di Salvo Bucchieri, le rose per le ragazze, un applauso alla professionalità, la professionalità che dicevi tu prima, no? È questo. Molto bene, Giovanni, ci siamo, tirate fuori il sorriso migliore che avete, ragazzi, ecco, ci sono le rose, prima le rose, su, su, per tutte le ragazze, a me mi dai la rosa, me ne devo fare io la rosa, forza, rose, rose per tutti, rose, rose per te, dai, molto bene, è che ti aiuto, c'ho pure la cartelletta in mano, dai, ok, chi vuole una rosa? 3 euro, grazie. Mi aiuti Serena, ti dispiace. Ecco, grazie. Ok. Ringraziamo anche i DJ che hanno, insomma, reso più frizzante questa serata. Grazie ragazzi, non ho i vostri nomi scritti, mi dispiace, insomma. Comunque bravissimi davvero, grazie. Vi giuro, è l'ultimo applauso che vi chiedo, ve lo giuro, l'ultimo. Into the white, but I know you wait for me.
Bye.